La sfida che parte forte e chiara da questa edizione è che dobbiamo cambiare le nostre abitudini. Dobbiamo cambiare le nostre abitudini per abitare il pianeta, sia da un punto di vista fisico, materiale, quindi un nuovo modo di costruire, un nuovo modo di gestire e occupare gli spazi, ma sia anche un nuovo modo di entrare in relazione con l'altro. Quindi dobbiamo cambiare il nostro modo di vivere all'interno di una comunità, perché il pianeta ne ha assolutamente bisogno. Le sfide per contrastare la crisi climatica sono tante, siamo in ritardo e quindi bisogna assolutamente non perdere tempo e metterci seriamente a lavorare. Ma io penso che debba lavorare su due direzioni: una, premere sulla politica, sugli amministratori locali perché intervengano e stabiliscano delle nuove norme. Per esempio, un grande problema oggi sono, come abbiamo visto quest'estate, ma anche l'altro anno è stato così, sono le ondate di calore. L'altro anno, per esempio, a conclusione dell'estate, il Ministero della Salute aveva rilevato un 30% di morti sopra i 60 anni in più per ondate di calore rispetto alla media degli anni precedenti. Quest'anno ovviamente i dati ancora non li abbiamo, ma questo per dire che c'è un problema di responsabilità della mano pubblica rispetto al quale ogni cittadino ha una sua responsabilità. Bisogna fare un lavoro culturale. Il lavoro culturale comporta che noi dobbiamo renderci conto del valore della terra, del valore dei nostri territori, della cultura che in qualche modo ha abitato questi territori, perché a partire da questo noi comprendiamo i luoghi da cui veniamo, ma anche comprendiamo la strada che possiamo percorrere davanti a noi. E da questo punto di vista mi sembra interessante la proposta che Laudato Si, l'enciclica sociale di Papa Francesco, ha fatto a partire dal 2015, quando lui parla di ecologia integrale, cioè quando noi affrontiamo i temi ambientali essi sono quasi sempre connessi ai temi sociali e sono inscindibili le due questioni, cioè il modo con cui l'uomo vive i rapporti con le altre persone ha un impatto anche sull'ambiente, e il modo con cui viviamo l'ambiente ha un impatto sulle relazioni con le altre persone. Finché si parla anche di ansia climatica, penso che la percezione per quanto riguarda i giovani sì, è cambiata, quindi il fatto anche di aver dato un nome al sentire responsabilità, no? Quindi questo fatto che i giovani di adesso si sentono questa grossa responsabilità sulle spalle, che in realtà è il frutto di azioni e decisioni di tantissimi anni, però adesso è un gran carico che hanno questi ragazzi sulle spalle. Il Cilento è un esempio da seguire e il nostro Future Food Institute sta portando qui il mondo a studiare, incontrare chi da tempo lo fa, non da ieri, forse da 3.000 anni, implementa pratiche agricole estremamente sostenibili che hanno a cura la protezione della biodiversità, dell'acqua, delle risorse, la cura del suolo, così come la cura dei nostri mari, semplicemente incontrando un pescatore che ancora ha deciso di pescare con la menaica piuttosto che intraprendere stili di pesca molto più impattanti sull'ambiente. Sono piccole cose che possono ispirare altri a prendere delle decisioni molto più sostenibili.